Face to Face è un'attività che è stata già pianificata nella prima edizione di Facebook News e aveva questo tipo di finalità: permettere ad ogni partecipante alle letture di portfolio di mostrare la propria opera con una esposizione estemporanea e incontrare il pubblico. Questo è il concetto, no? C'è sempre presente una frase nel libro di Kandinsky, Lo spirituale nell'arte, dove lui lamenta questo mancato rapporto fra artista e pubblico, dove dice sì, la gente viene, sembra anche svogliatamente, alle mostre, dice bello, brutto, poi non c'è più null'altro che ci si riesce a comunicare in tutto il mondo di espressione che sono invece contenuti nelle nostre opere. Quindi lamenta questa solitudine dell'artista. Noi siamo un mondo di fotonatori, quindi siamo enormemente sensibili a questo tipo di problematica. Sappiamo che ognuno di noi sviluppa dei progetti personali, non abbiamo scopi di lucro e quindi tutto quello che viene realizzato qui è prodotto culturale e che deve essere comunicato, condiviso, compreso, discusso, in modo che gli autori possano avere il compimento del loro percorso creativo. Perché se un autore non ha il feedback, no? la risposta da parte del pubblico, rimane sempre in questa sua solitudine che poi lo chiude a volte anche in un isolamento sotto il profilo psicologico, umano, se non ovviamente creativo. Questa era l'idea iniziale. Abbiamo provato ma non funziona, perché l'autore e il pubblico evidentemente non hanno strumenti di lettura di immagine che permettono di parlare della fotografia. E allora per poterlo avviare si è pensato di inserire i lettori, cioè far venire dalla piazza i lettori qui e fare una lettura pubblica dove il pubblico sia comodamente seduto, possa vedere le immagini, ascoltare quello che il lettore dice. Quindi purtroppo questa attività preziosissima per gli autori non diventa un momento di cultura, perché cultura avviene quando c'è questa libera comunicazione. Quindi il nostro impegno è proprio su questo fronte. Abbiamo pensato anche che sarebbe stato a quel punto qui molto semplice ravvivare questo momento di incontro con gli autori non con una sola lettura, che rischia di essere a un certo punto un po' troppo semplice, no? Passare attraverso un solo sguardo, una sola decodificazione culturale è sempre limitante. Mettiamone due, ne mettiamo due in modo tale che nella diversità delle nostre provenienze, perché il nostro mondo è un mondo di diversi, il mondo dei fotomatori è fatto di gente veramente improbabile, proviene da estrazioni culturali, anche ovviamente con locazioni geografiche differenti, abbiamo sensibilità diverse e quindi viene marcata la differenza nel rapporto della lettura soggettiva. Quindi qui viene fuori ovviamente in modo plateale tutto quello che è la problematica della lettura. L'autore, quando va nei tavoli di lettura, fa due, tre letture quando va bene e ogni lettore gli formula la sua lettura. Naturalmente nella sua testa arriveranno almeno due, tre letture diverse. A quel punto uno dice, ma qual è quella giusta? Sono tutte giuste. Togliamoci subito l'imbarazzo. Una lettura è giusta quando è giustificata dalle immagini. Poi la fotografia
come per la sua natura è molto vicina alla realtà come significante, nel senso che dal punto di vista che io la vado a leggere può cambiare il messaggio che ho. Cioè io prendo una fotografia di reportage, quindi un'immagine del tutto vicina alla realtà, la posso guardare sotto un aspetto sociale, benissimo, quindi vado a leggere la condizione sociale del soggetto fotografato. La guardo dal punto di vista estetico, approfondisco il punto di vista estetico. La guardo sotto l'aspetto, dipende che cos'è naturalmente, storico, certo, anche quello della fotografia può essere un documento. Vedete, dal punto di vista che io guardo la fotografia, cambia il significato che vado a leggere. Ma non è che questo vada in contraddizione con l'altro. Ecco, nasce il concetto di lettura corale. Cioè che, togliere, fin tanto che uno va a fare le letture dei tavoli, raccoglie nella propria mente e poi farà una sintesi. Qui viene resa pubblica e visibile. Quindi voi assisterete a una lettura di portfolio corale a due voci. Questo è il senso dell'attività. Pertanto non chiedeteci di avere la medesima lettura, anzi vi auguro che sia viceversa, diversa. Ognuno di noi ha la sua, ovviamente, modalità e deve rimanere tale. La ritualità dell'attività è fatta in questo modo. Ecco, benissimo, abbiamo già una bellissima platea, i nostri autori hanno portato le opere, e purtroppo sono molto grandi di formato e l'opera stampata non riusciamo a stenderla, però immediatamente si rimedia con la proiezione. Perché chi è seduto deve vedere le opere, se io parlo di un'opera deve capire perché io dico certe cose, no? Ecco, quindi è stato chiuso l'aspetto, diciamo così, tecnico per la lettura. Il primo momento ovviamente è l'allestimento, il secondo gli autori presentano al pubblico la propria opera, perché il faccia a faccia è tra gli autori e il pubblico, non tra ovviamente i lettori. I lettori sono in affiancamento agli autori e pubblicamente le dicono il loro parere. Quindi face to face, essendo in due, sembra che facciamo faccia a faccia, io e Massimo, no, non è quello il faccia a faccia. Faccia a faccia è tra l'autore che presenta la propria opera e il pubblico che a un certo punto viene a comprendere. Il ruolo della lettura è ovviamente quello della critica, cioè quello di spiegare l'opera e rendere consapevole l'autore dove è riuscito ad arrivare. La presentazione dell'opera deve contenere le intenzioni, cioè non deve essere la vostra lettura dell'opera, ci dovete dire che cosa volevate fare. E lo dico perché in altri momenti c'è chi ha iniziato a leggere opera per opera, no, non è quello. Voi ci dite ovviamente il titolo e poi come è nata nella vostra mente questa idea e che cosa avreste voluto dire, poi noi andremo a verificare se il contenuto c'è. Naturalmente noi abbiamo bisogno di un attimino per leggerci l'opera, come avviene nei tavoli. Io ad esempio chiedo sempre silenzio, non parlo mentre guardo un'immagine perché è l'immagine che mi deve parlare, il significante visivo mi deve entrare. Io devo sentire la vostra emozione, no? Che voi avete voluto comunicare. Si potranno vedere belle ampie lì. Ecco. Quindi dopo la vostra presentazione, in questo caso la proietteremo, e dopodiché in modo alternato gli autori, scusate, i lettori, faranno la propria lettura. Ho visto che la lettura a due voci è molto potente. Perché? Perché un primo lettore ovviamente dà la sua visione, il secondo si appoggia su questa visione per una lettura ancora più profonda, perché ovviamente non ci si può così salvare dicendo sono d'accordo, no, diciamo ognuno avrà la sua cifra da aggiungere, no? Ecco. Quindi adesso voi nel proseguo dell'attività vedrete i caratteri e le modalità che ognuno di noi due nel leggere l'opera. Benissimo, allora la parola agli autori che presentano le intenzioni.
lezioni, poi vediamo l'opera, poi inizieremo il tutto. Prego. Grazie. E allora è un lavoro a quattro mani, come potete vedere, Flavio Marziano e Adriano Marziano, proprio perché ci auguriamo che siano le immagini a parlare, speriamo di dire delle parole inutili e quindi di dire poche. Semplicemente per dire che questo ciclo di lavori contiene delle immagini nate sotto forma di teatrini domestici. I protagonisti di queste immagini siamo noi, cioè io e Adriana, e i nostri due figli, Renato e Francesca, che sono qui tra il pubblico, i nostri gatti, i nostri oggetti di casa, gli oggetti che si trovano in casa nostra. E attraverso questi teatrini domestici semplicemente abbiamo provato a parlare delle cose del mondo, abbiamo provato a partire dalle nostre situazioni estremamente particolari per parlare delle cose del mondo. E il titolo Canto all'imperfetto è nato da due considerazioni. Una è quella per cui il verbo coniugato all'imperfetto indica un momento di una azione, ma non ci dà informazioni sull'esito di quell'azione. Io ieri percorrevo la strada per Sassoferrato, ci dice una cosa. Se io dicessi io ieri ho percorso la strada per Sassoferrato, sarebbe molto più chiaro che io sono arrivato a destinazione. E allora il fatto è che questo ci sembrava somigliasse molto a queste fotografie che appunto bloccano un momento di un'azione. Per altri versi, canto all'imperfetto può essere inteso come elogio dell'imperfezione e questo ci andrebbe comunque bene come chiave di lettura. Dal punto di vista tecnico si tratta di immagini stampate su supporti materici che noi prepariamo e rendiamo fotosensibili con l'emulsione al nitrato d'argento, che sono poi stampati in maniera volutamente sbagliata, cioè con permanenze nei bagni troppo brevi, nei bagni di fissaggio, in maniera che poi l'immagine sia soggetta ad una sorta di degenerazione, nel corso della quale viene rifotografata e poi la stampa finale, una stampa digitale. Volevo solamente dire due cose sulla nostra formazione, diciamo, artistica, perché siamo approdate alla fotografia dopo un lavoro di sperimentazione che è partito tanti anni fa quando ci siamo conosciuti. Io e Flavio veniamo rispettivamente da Flavio dall'esperienza artistica attraverso l'Accademia di Belle Arti a Bologna, io dalla Scuola di Architettura di Firenze, e i lavori risentono anche, diciamo, di tutte le materie possibili, quindi troverete disegno, troverete appunto contaminazioni di ogni genere che possono a volte portare, come dire, verso una lettura che sembra di opere di altri, ma non è così, perché sono tutti teatri costruiti da noi, quindi scenografie fatte da noi in tutto e per tutto. Non c'è assolutamente nessuna visione altra se non la nostra, la propria personale e quella degli spunti appunto domestici. Grazie. Benissimo. Bene, possiamo iniziare a proiettare. Tu Massimo riesci a vedere da lì? Il tuo posto è qui. Partiamo dalla prima, confermate che sia la sequenza corretta. Allora, torna indietro. Bon, avanti. Tieni non troppo rapide perché dobbiamo leggerle. Abbi pazienza. È meglio. Sì. Il numero è
Potete tradurre per cortesia il testo? Dovresti vedermi adesso che sono una pianta spinosa, non più affannato a cercare parole. Domani mi sveglierò una pietra di fiume, o una rondine, oppure una caffettiera. Bene. Io. Siamo di fronte a un genere d'opera di idea creativa. Si dice così quando la realtà è pretesto per arrivare al segno che è rappresentato. Quindi siamo dentro delle immagini che non rappresentano cose della realtà. Non hanno quindi uno scopo documentale, ma sono segni, cioè quindi ci parlano di altro, sono simboli che hanno la stessa funzione, direi dialoghi fra segni e simboli. Il segno è quell'icona che rimanda ciò che è assente, tipo un'ombra. È segno della mano, prendo a volo un'immagine che mi aiuta a spiegare, come viceversa, è vero, ogni immagine che è qui alla fine rimanda un'idea che la va a generare. Non è sicuramente l'opera più semplice che poteva capitarci in face to face. La mia impressione, la mia sensazione è che viviamo questi significanti, no? Il significante vuol dire che sono messaggi, in questo caso significanti visivi, che vengono prodotti da un ambiente familiare molto creativo, dove ci sono... Vabbè, creativo, immagino, però molto stimolante. Andiamo a leggerlo un po' in sequenza. Tu me la fai andare dalla prima all'ultima e vediamo cosa riusciamo a penetrare come senso e come le cose viceversa può rimanere più misterioso, perché non sarà semplice decifrare tutto. Io vedo una prima serie di immagini dove viene generata l'illusione, è vero, di una fisicità. Torna pure nella prima. Ecco, vedi in pausa, ci aiuta perché dopo ci saranno altre che sono della stessa serie. Vediamo delle gambe che appoggiano su queste asse che a loro volta sono appoggiate sui libri. Le asse sono incurvate dal peso, ovviamente è assurdo. Siamo dentro al fascino del non senso. Quando parliamo del fascino del non senso siamo nel surrealismo. E quando parliamo di surrealismo parliamo di un mondo che è senza confini, assolutamente. Qui ho messo tutto. Pertanto dobbiamo metterci in questa condizione di grande anche liberazione della mente. Non cercate quello che vorreste trovare, ma andate a vedere quello che viceversa vi suggerisce l'immagine. E il significante a ognuno di voi parlerà in un modo diverso. Io dirò quello che dice a me. Nulla di oggettivo, cioè di misurabile, può dire che il significato è quel che dicono io. Proprio perché la natura dell'immagine è assolutamente immaginabile. Quindi non si collega se non al pensiero, al sentire, all'intuizione. Ecco, questo intanto è un gioco. Un gioco che però diventa anche metafora.
Perché? Perché ad esempio dov'è che appoggiano queste asse? Appoggiano sui libri. Non è una cosa casuale, potrebbero appoggiare sulle vasi, nelle pietre, e sarebbe meccanico, no? La reazione. Mentre qui il peso del mondo, la fatica, perché c'è anche un incendio, c'è l'uomo e la sua ombra sempre, c'è questo schermo nel quale l'uomo viene proiettato, no? Che sembra che raccolga il suo segno, come può essere la memoria, no? Può essere la storia, può essere tante cose. Noi pensiamo sempre di vivere nella stanza dove Dio non vede, invece noi in ogni stanza che passiamo lasciamo le nostre ombre. Questo è sempre molto importante. L'artista vive, no, questa solitudine, ma vive anche questa capacità di rivelare. L'uomo attraversa, quindi può essere il senso della storia, dell'umanità, un percorso personale, un percorso collettivo, e appoggia sopra alla sua cultura. Questo è il messaggio per me dell'immagine. La cultura è il nostro patrimonio, l'incendere è il nostro progetto. Quindi, come dire, il passato è il nostro patrimonio, la nostra conoscenza, il futuro è la nostra progettualità. Queste sono già le due polarità nelle quali ci muoviamo. Andiamo nell'altro. Bene. Qui si hanno dentro ad un effetto anche qui di azione e effetto. Prima c'era il peso che curvava le assi, qua life che viene cucito. Qui entriamo dentro, secondo me, delle estetiche di arte contemporanea, e non solo contemporanea, ma può essere la body art, no? Perché immediatamente pungi con una cosa di quel tipo. C'è un disegno di Rolando Por, c'è un disegno di Rolando Por dove viene raffigurata una donna che si cuce una rosa. Grazie che avete colmato la mia assolutamente ignoranza. Io se entro dentro da fotografo, sono subito portato a sentire il dolore della cucitura, scusate. È così, il sentire, leggere la fotografia porta i sensi ad essere risvegliati. È chiaro che è dentro una finzione, anche solo perché la gamba è bella, tranquilla, la mano molto elegante, tirare il filo e via che andiamo. Anche qui c'è questa necessità di una superficie molto complessa, cioè il significante si presenta con delle abrasioni, con una matericità, adesso noi ovviamente proiettata non la vediamo, ma non la vedremo neanche nella proiezione, nella stampa digitale, probabilmente solo quello che avete fotografato è esattamente il significante, perché con la luce, ad esempio, radente più o meno, vedreste anche proprio la matericità che è stata necessaria. Ecco, benissimo. E qua è chiaro, è simbolico, vita. La vita si cuce addosso soffrendo. Per me il messaggio diventa quello e il discorso del supporto è legato a questa fatica che è la matrice stessa dell'esistenza, per quello che è invasiva ed è attraverso tutto. Qua è molto pop, diventa quasi un discorso comunque di omologazione, sento una certa ambivalenza, allora, ambivalenza nel senso di ormai siamo abituati che soffrire, che vivere e soffrire, ok, per la cittadinanza, e viviamo tutti con lo stesso cliché, pur anche esibendo le mura. Perché voi fotografate due ragazze, tra l'altro ovviamente di bello del bacino e in atteggiamenti che sono molto in contrasto, se vuoi, con queste pezze di vita attaccate. Questo, a parte il non senso che poi
lo ha, nel momento in cui io genero il simbolo artistico e quindi esco da quello che può essere una riflessione sulla realtà, e quindi mi trasferisco già mentalmente in un messaggio. Qua è preminente questa sfilata, che può essere sfilata di moda, molto probabilmente voi o quantomeno avete simulato, no? Dove c'è una lingerie e una minigonna, e qua rimane ovviamente un simbolo di genere molto chiaro, no? Però c'è una fede. Ma l'ho vista con la coda. Questo, diciamo, è la lettura, appunto, vista da quel punto di vista. Chi l'ha pensata forse è più un'immagine che rimanda al confronto tra due generazioni, no? Perché poi questa è l'immagine della madre e della figlia, del bianco e il nero. E quindi è più invece un confronto tra una vita che è già sfilacciata e una che si apre. Comunque, allora, chi legge deve leggere quello che si vede. Eh? Ecco, la madre e figlia non la vedo. Cioè, mi è molto. Cioè, io penso che il messaggio deve essere visibile, cioè, non c'è pezzo. Qui hai la mano sinistra che è sposata, l'altra è una mano destra, quindi non mi poni il problema del confronto. Dall'abito, anche qui non credo mi possa venire. No, è importante perché gli autori devono pretendere che venga letto quel che c'è, quello che non c'è e si fa fatica. Andiamo avanti. Ecco, qua siamo nella situazione della prima immagine. Cioè c'è una causa e un effetto, no? La statua rotta dai libri che cadono, condizione statica, e quindi diciamo che c'è una sofferenza, una realtà, e qua la metafora che può essere accesa può essere l'arte che viene, o viceversa, la cultura, nel suo procedere, la fatica che ha le sue discontinuità. È chiaro che comunque c'è una riflessione sopra alla difficoltà di fronte all'avanzare nella ricerca artistica e culturale, ecco, diciamo così. Procediamo, abbiamo perso un po' di tempo nelle prime immagini per poter ricominciare a leggere, ma pian piano non è semplice, perché qui il discorso già cambia notevolmente. Cambia notevolmente sia per l'aspetto del soggetto, che io faccio anche fatica a leggere questo qui, perché allora sembra una persona che, che ha in bocca un albero, più o meno, un albero, sono tanto benevolo però, perché il simbolo dell'albero poteva essere molto più semplice. Sembra uno spazzolino da pulire da polvere, cioè, perché tu devi essere clemente con me, io devo immaginarmi, non è fotografato, è accentuato. Un albero aveva uno stelo, una bella chiuma di foglie, e lo potevo ben riconoscere. Vabbè, diciamo che un albero, se un albero esce dalla bocca dell'uomo, ecco, c'è questa, sembra una generazione, dipende se l'albero esce o se entra. Questo è, no? Il dubbio è nascere quello, come fa uscire l'albero dalla bocca dell'uomo. Cioè, allora, se esce dalla bocca di un uomo, in pratica è come dire esce una parola, esce una natura, no? che lui possiede. Ecco. È un messaggio molto complesso, secondo me, perché rimanda a un valore simbolico naturale che doveva essere un po' più visibile. È un Magritte, no? Per certi aspetti, come spinta creativa, però ha bisogno di lucidità, e quantomeno il simbolico deve venire fuori più evidente. Il mio parere è questo. E poi della prossima.
Questo a me rimanda a un murales, nel senso che non ho nessun tratto che possa essere fotografico di una persona. Ed è l'urlo, no? È l'urlo. Non è la gestualità codificata della parola, dell'espressione pensata, ma è l'emozione, no? Che genera questo tipo di atteggiamento. Perché parlo murales? Perché sono abituato a vedere per le città sempre queste icone che sono tenute con spray, immagino delle dime, e in questo caso ovviamente è arricchita, voi me lo date frammentato e a quel punto viene fuori in modo particolare il tratto dominante del volto. Se lo vedessi in un muro probabilmente diventerebbe più ridotto, anche perché sarebbe ambientato in una superficie più vasta. Comunque, qui è un rimando, è un'immagine che vive di memoria, perché ovviamente è un qualcosa di cristallizzato, ovviamente, lo vedo io cristallizzato. Ha già avuto dei passaggi sotto il profilo del tempo e sotto il profilo della traduzione iconica molto forte, è rimasta in vigore da quei due incisivi che vedo sotto le labbra e di questo uomo di gioia. Qui c'è il ritmo, no? Della gestualità ed è un po' una riflessione sull'espressione. Sotto abbiamo i simboli, possono essere probabilmente ricondotti gli autori. Non so, adesso la mano sinistra è sposata, ma ovviamente la mano destra non me lo può dire. Però ecco, qui faccio fatica andare dentro oltre alla mimesi vero che viene presentata. Qua il discorso è anche qui una metafora del tempo domestico. Ha dentro molto del gioco, della favola, dell'immaginario creato per il bambino. E poi il bambino prende subito al volo, perché i gatti che giocano, che però hanno una loro vera umanità, quindi hanno un loro modo di essere insieme al consorzio umano. E l'orologio è, secondo me, un elemento determinante nel segnare il tempo della casa, no? Le ore che si passano insieme. Questa è un'immagine molto più complessa, mette in ballo il corpo. L'avete trovato? L'uomo visto di schiena, un uomo indifeso. Ma quindi quando parlo corpo parlo immediatamente del valore simbolico. Uomo o donna? Uomo. Sì. E ha questo rapessino che cade sulle spalle, che io lo vedo incastrato dentro la cornice di una porta, una tenda, ecco, ha gli elementi per diventare ricordo, memoria, sogno. Cioè qua si entra dentro a una dimensione così proprio di senso. Cioè io cosa sento davanti a questa immagine? L'aspetto ovviamente simbolico del corpo, il suo essere immerso dentro a una trama, che questa porta a una trama, quindi sta entrandoci, questa tenda con i suoi colori che si impone, ha delle scritte, il GPV non riesco proprio a tradurlo in un senso preciso, si trasforma il tutto in un'emozione, certamente un'emozione, che è un po' un patire, una vicenda che però non ha messo in lineamento. Qua la scritta parlato a
ho imparato a volare, che però bisognerebbe leggere, se no faccio fatica. Il 6 è il segno della mano col numero e ovviamente l'ombra, che è qui sempre quello, lo schermo, no? Dietro, che raccoglie il vissuto, anche qua diventa, c'è il senso del tentativo, il senso della sfida, il senso dell'ansia di crescere, ma è molto legato alla frase. Prego. Posso tornare a questa? Non è previsto un inserimento. Prego. Ciao. Questa immagine, un'immagine che in pratica ovviamente parla di una ferrovia che poi termina, vero, su, almeno nel suo percorso, di questa figura femminile che ostacola il percorso. Andiamo dentro a delle trame personali che io faccio fatica a trasformare in un messaggio. E ne ho ovviamente un'impressione, un'emozione che per certi aspetti è un po' il senso di un presagio, cioè che la vita presenta, no, questi momenti dove c'è inevitabili incontri, però oltre a quello non saprei definire. Eppure, qui siamo dentro a un discorso di sfida, l'equilibrio, la forza, perché ovviamente con un'asta in bocca e mantenere in piedi questi elementi richiede l'uno e richiede l'altro, quindi di per sé è un po' la rappresentazione di un'attitudine, nella quale, di una capacità, non saprei andare oltre. Accettabile, sì, grazie. È un esercizio alla pazienza, appunto all'equilibrio e all'altezza, no? Alla capacità di costruire lentamente. Era un'introduzione necessaria. Detta così, direi un'ottima immagine da tenere in camera da letto. Questo invece è per il figlio, essere immerso in una vasca di pesci è onirico naturalmente, no, direi che questo è molto, molto leggibile. E guardate in fondo cosa c'era, è un piano che non riesco a vedere. In ogni modo è questo sogno all'interno di uno spazio dove si incontrano, vero? In poche parole lo spazio dell'immaginario. Qui è un fumetto, c'è il simbolo dell'animale e poi c'è la pistola che lo minaccia. Sempre questa ombra che genera un'illusione di spazio e poi la frammentazione, la matericità. L'occhio guarda in maniera micidiale, l'occhio, la bocca. Forse occorrerebbe un sottinteso, scioglilo così il pubblico lo conosce. Ma io credo che in realtà ci siano importi pochissimo quello che ci ha portato a far nascere queste immagini. Io credo che importi soprattutto lasciare aperta la lettura. Quindi sentite quel che volete. Esatto. Hai capito, Massimo? Qua è l'autore che è davanti alle tentazioni della vita, suggestioni, e anche davanti a quelli che sono i pericoli della vita. Da una parte mi pare sia la conchiglia, no? E quindi gli echi, i richiami delle sirene. Quindi dall'altro i draghi, quindi c'è una metafora abbastanza leggibile.
eppure lui sta combattendole estremamente. Bene, poi dopo ci avete un po' tradotto la cosa ed è in pratica questo lasciarsi, no? Assolutamente liberi di sognare, di immaginare, perché il nostro immaginario possa essere il libro. Non so, saresti dispensato anche per il tempo che ci ho pensato. No, l'ho dato come opzione. Allora, no, io volevo mettere un attimino a fuoco soltanto un aspetto che secondo me è molto importante, che vale per questo lavoro, ma vale per tutti i lavori di questo genere. Nel senso che nel momento in cui andiamo a creare un'opera, abbiamo un'idea che vogliamo trasformare in segni, dobbiamo in qualche modo decidere qual è il limite di libertà che vogliamo lasciare all'osservatore. In un lavoro come questo, che è stato fatto a quattro mani, ma se non ho capito male sono otto mani se vogliamo contarle tutte, in cui c'è l'esperienza, l'esperienza di vita, la cultura, la curiosità di due persone adulte, la libertà espressiva di due persone molto, molto più giovani. Quindi all'interno di un lavoro come questo ci sono tanti di quei contributi da far perdere l'equilibrio a qualsiasi osservatore. La disponibilità che deve avere l'autore in questo caso è quella proprio di lasciare, come dicevi tu, libero l'osservatore di poter percepire nelle immagini che vede tutto ciò che ci trova, di legarsi al proprio bagaglio visivo, alla propria esperienza e di conquistare pian piano tutte quelle immagini che sente a sé più vicino per poterle vivere. E in questo caso le volto agli autori, visto che a volte accade, mi sento per concludere di dire di non provare frustrazione qualora un lettore, un osservatore, una persona disposta con molto interesse a guardare il lavoro, poi non trovi le corrispondenze che ha spinto gli autori a creare. Qui c'è, esatto, anzi, questa mattina ho avuto la fortuna di vederlo questa mattina, al lavoro, quindi ci arrivavo più preparato e sereno. Però insomma è chiaro che per cominciare ad entrare dentro un lavoro come questo, già il fatto stesso che le opere fossero tutto frutto della loro fantasia e non fossero riproduzioni in parte di murales, di segni, di immagini già viste e raccolte ed estrapolate e riquadrate al proprio piacimento, è stato un primo passo che ha permesso appunto la libertà di interpretazione. Quindi l'appunto che volevo fare, lo strumento è proprio questo, decidere fino a che punto vogliamo tenere stretti, no, gli osservatori al nostro punto di vista. Se vogliamo, se liberiamo le briglie e tutto può accadere, dobbiamo essere liberi e sereni e felici di percepire tutto ciò che ci arriva. Okay? Grazie. Adesso ci sarebbe lo spazio per il pubblico, però abbiamo già mangiato del tempo all'altra. Cerchiamo, se qualcuno voleva intervenire. No, fatto presto. Sì. Bene, avanti il prossimo turno. Sì. Ho voluto leggere interamente l'opera anche perché mi piace iniziare e finire le cose. Cioè, cominciare a dire del leggere un terzo non è una lettura di portfolio, e però dire anche che non l'ho letto è una parola che mi dispiaceva tanto. Complimenti a me. Il mondo della materialità vive anche di flessibilità. Noi ci diamo delle regole, perché se non ci diamo regole non riusciamo a compiere quello che è il programma. Però ogni tanto bisogna anche essere flessibili, perché se no manchiamo nei nostri ruoli. Anche questa volta abbiamo un autore che ha delle opere molto grandi, quindi alla fine rimane la proiezione, perché non potremmo esporre nel nostro.
qualcuno forse varrebbe la pena solo per, anche per sentire, no? Un rapporto materico con l'opera. Cambiando il significante da proiettato a cartaceo, cambia il messaggio, assolutamente. È una legge della semiotica. Anche la carta stessa, se fosse diversa da quella, cambierebbe il messaggio che viene dato, al di là dell'icona, perché la connotazione che la carta porta all'immagine ha il suo valore. Bene, all'autore la parola. Il titolo dell'opera è l'intero. Il titolo dell'opera è Schiagrafie, la schiagrafia. E l'intenzione è un viaggio, che ho più di un anno che giro a conoscere gli artisti del mio territorio, con loro collaboro, faccio altre attività e ogni volta che ne conosco uno cerco di non tanto di interpretare, perché non si potrebbe in pochi momenti vissuti insieme, in qualche ora che li vado a trovare, quello che vogliono raccontare con la loro arte, ma ho trovato sempre un filo conduttore tra tutti, che era il full immersion che hanno nei loro ambienti, nei loro atelier, nelle loro abitazioni. Loro vivono di quello che realizzano come opera e è come se fosse un unico momento di vita che è il continuo per sempre. E allora l'idea era quella di fare una sorta di sì, da una parte ricerca di territorio e testimonianza, perché ci siamo accorti nel nostro territorio, come in tutti, che la maggior parte degli artisti non vengono fotografati, si perdono degli atelier, ma anche quella di cercare di raccontare quello che loro vogliono raccontare, cioè la loro arte. E quindi con un gioco di ombre o comunque la schiografia, quindi dalla silhouette a quello che era la doppia esposizione, cercavo di avere un filo conduttore che riportasse come se fosse di dentro di loro la loro arte. Questa è un po' una premessa. Prima di chiudere il quadro, puoi spiegare il termine? Schiagrafia. La schiagrafia sarebbe disegnare o dipingere con le ombre. Era un termine di Platone, cioè praticamente nei dialoghi raccontava di quella cultura dell'epoca greca. Tra l'altro, la cultura dell'epoca greca, credo, penso di non sbagliare, una delle poche che non è riuscita a resistere nel tempo, perché erano dei colori che si perdevano. E Platone nei suoi dialoghi parla appunto non neanche positivamente, perché racconta quasi come una sorta di mistero, di qualcosa di mimesi, però che veniva a raccontare qualcosa di falso della realtà. Poi è una parola utilizzata per chiaroscuro, per silhouette, è stata anche pensata inizialmente come parola per la fotografia. Tabò stesso la volevo utilizzare al posto di scrivere con la luce, ma scrivere con le ombre, perché era un negativo, quindi c'è un aspetto che forse è l'ombra, che è sempre dato, che io amo come ricerca, che però ha sempre dato timore, perché c'è sempre stato visto come lato negativo, che però in realtà non è altro che una riflessione di se stesso. E quindi c'è questa dualità fra ombra e chiaro scuro, e questo è un po' la denominazione, però non ha mai avuto una traduzione vera e propria, è rimasta non tradotta come termine, come dico. Sulle basse strutture quando naturali si
Allora, innanzitutto per cercare di orientarci quando guardiamo un lavoro di questo genere, ma questo è un lavoro che potrebbe stare tranquillamente a cavallo tra due situazioni tipiche di quelle che sono quelli che ci troviamo ad analizzare nel momento in cui decidiamo di raccontare qualcosa dal punto di vista fotografico. Se da un lato potremmo dire che Andrea ha occupato qualcosa di narrativo tematico, quindi legato appunto alla un'indagine attorno a quelli che sono gli autori, gli artisti della zona in cui vivi, dall'altra parte c'è una trasformazione personale, artistica della visualizzazione che noi possiamo percepire fotografia per fotografia, in cui la realtà viene trasformata secondo gli occhi dell'autore che ha scattato le immagini. In questo ambito ci troviamo di fronte a dei politici, dei critici che naturalmente l'intenzione legati uno all'altro, quella di compiere un'analisi in una singola visione riguardo a una situazione specifica. Quindi in questo caso noi possiamo vedere l'artista nella sua fisicità, nella sua proiezione dell'ombra, quindi del lato oscuro, di quello che è la necessità comunicativa dell'artista, al di là di quello che è appunto la visione della persona, e l'opera stessa. In ogni immagine di continuo si fondono i ritratti, le silhouette dell'autore che sta realizzando appunto l'opera e l'opera stessa. Quindi andiamo ad indagare intorno a un'interpretazione personale, comunque sia soggettiva, che Andrea ha fatto riguardo il singolo artista. E il punto focale è chiaramente legato anche alla sua capacità di riuscire ad interpretare ogni singola esperienza che ha vissuto, perché immagino che il contatto con gli uomini che lui ha appunto contattato per riuscire a realizzare questa immagine sia un'indagine, un incontro umano prima di tutto, no? Che l'ha portato a scoprire l'ambiente lavorativo, soprattutto a scoprire la persona, i suoi ambienti e chiaramente l'opera che ogni autore tende a realizzare. È anche un'opera che genera un interrogativo. Conoscendo Andrea, se nel suo lavoro non c'è un punto interrogativo sospeso che mi lascia pensare e chiedere cosa e come la realtà che mi mostra potrebbe essere interpretata diversamente da ogni persona che si trova a guardarla, sarei sorpreso. Quindi sento in tutta la sequenza delle immagini che osservo questa sensazione di fugace contatto con l'umanità, con l'estero di una persona che è stata interpretata da un'altra persona, con la sua sensibilità, con la sua visione, con la sua cultura, e quindi c'è un momento di contatto, un momento in cui l'osservatore incontra l'autore, incontra la sua opera e l'interpreta. Ciò che viene fuori è una opera terza, no? Che è frutto di una visione soggettiva, assolutamente soggettiva, che è un'interpretazione. Quindi non è completamente, non possiamo dichiarare che un lavoro come questo è un lavoro che va a descrivere, no? una situazione, quindi che narra e certifica la presenza sul territorio e l'opera che l'artista va a svolgere. È un'interpretazione personale che ripropone l'autore delle fotografie sul lavoro dell'autore dell'opera. In caso ci sono musicisti, in alcuni casi pittori, penso alla difficoltà di trattenere in musica la musica in immagini, ci sfugge in ogni momento. E quindi queste doppie esposizioni, questo riproporsi di personalità nascosta, ombra, e personalità tangibile, visibile del ritratto, si fonde appunto con le note musicali, con un quadro, con un dipinto, con una fotografia piuttosto che con un'opera di altro genere. Quindi è un incontro, io vedo questa serie di fotografie di Andrea come l'incontro di una sensibilità umana con quella di un'altra. E lì si ferma un attimo, si cristallizza un attimo in cui il contatto è avvenuto. Che tutto ciò certifichi qualcosa di tangibile è decisamente vero soltanto per l'autore che l'ha realizzata. Quindi è un'interpretazione, a mio avviso, di un momento creativo. Io mi appoggio sulla lettura di Massimo e vado oltre in questi termini. Andrea
pochi anni di esperienza su questo argomento, primo, e questo conta. Lui ha fatto opere sul processo creativo di artisti, pittori in prevalenza, e ricordo una che tra l'altro è andata anche su Fotoit, per la quale feci la recensione, dove c'erano triple esposizioni. Fare triple esposizioni in analogico è qualcosa di complessissimo, perché centrare tre prospettive che vengono fuse, confuse, è veramente qualcosa di molto, molto complesso. Quando guardiamo queste immagini, noi ci troviamo davanti a una difficoltà di percezione, perché l'immagine prevalente può essere l'una o l'altra, a seconda se noi mettiamo a fuoco o un tratto o l'altro tratto. In questi termini diventa enormemente ambigua e assume la stessa natura dell'atto artistico. Quindi ha una immaterialità totale, nel senso che l'identità tu la vedi, ma sai già che la sua identità è sostita. L'opera andrà oltre la sua vita, e loro lo sanno, e loro lo fanno anche per quello, inconsciamente, perché l'artista ha una grande fortuna. Le sue cose normalmente vengono raccolte, vengono valorizzate. I nostri mestieri tecnici, verrà perso tutto, dimenticato tutto. Questa è una cosa che distingue molto, un'opera da un'altra opera. Anche noi facciamo mestieri diversi, facciamo opere che parlano di noi. In questo caso qua, lui riesce a entrare in quella che è la poetica e la stilistica proprio dell'autore, e confonde l'opera con lui. Io vedo questa convivenza, ma anche conflitto, se vuoi, tra la fatica del fare, perché l'opera è sempre superata dall'autore, è in questo senso che c'è il conflitto. Quando un autore ha compiuto un'opera, sa di avere semplicemente superato un limite. E quello per lui è l'ultimo limite che ha, non è mai la punta massima, è per quello che rimane artista. Perché se un artista dice, ecco, io qua mi sono compiuto, muore, è finire. Io sento proprio questo rappresentato, questa natura indefinibile, fluida, che va oltre il cerebrale, e direi che è animista, a seconda di chi tu mi rappresenti. Ecco, ci sono immagini che veramente riescono a trasmettere. Guarda, quell'ombra lì che però è costruita sopra a questi oggetti, quell'immagine metà chiara, metà scura. Quel volto lì sull'albero che io ho visto dopo averlo visto quattro volte. Quindi l'immagine prevalente, perché è quella più a fuoco, è quella più visibile, quella simbolicamente più di richiamo, è un'opera molto, molto complessa. È proprio un'opera. Benissimo, per me è un altro passo avanti, delle mie complimenti. Qualcuno vuole dire qualcosa? Bene, avanti il prossimo turno. Che era praticamente lo scafo vuoto di un futuro yacht. C'era una fase intermedia che abbiamo fatto insieme a altri due colleghi del circolo durante le lavorazioni sullo scalo, e qui oggi giungiamo a compimento, perché la fase del varo, che non è intesa come i vari quando ero ragazzo
essendo al Conetano era una festa per tutta la città andare al Duomo a arrampicarsi e vedere la nave che scivolava in acqua. Adesso è una cosa molto più sterile, asettica, perché lo yacht viene imbracato dallo scalo dove viene lavorato, si porta sopra al bacino e viene calato in acqua con tempi lentissimi, quindi sostanzialmente il momento clou è quello del lancio della rottura della bottiglia classica rimasto. E dicevo che sono 8 foto, non sono nate come dittici, però rivedendole mentre le mettevo in fila, praticamente mi sono reso conto che potevano andare a coppie, nel senso che questa degli operai, adesso qui forse si è stata messa in fila diversamente, ci sono coppie che mettono in mostra un po' il contrasto che si è verificato. La tonalità di colore che c'è in questa fotografia non è casuale, ho cercato di spegnere i colori che erano quelli di una giornata di pieno sole estivo, perché al di là del momento della festa e del fatto che comunque era la fine di una fatica, la conclusione della fatica di un anno e mezzo, quasi 2 anni di lavoro, c'era un'atmosfera abbastanza surreale, distaccata, una sorta di divisione. Infatti non so se avete notato, gli operai con le loro tute gialle e i caschi stanno dietro la balaustra, quasi che fossero stati messi in un ghetto. Non so se è stata una cosa casuale o meno, comunque era uno dei segnali che venivano di questo mondo diviso in due emisferi ben nitidi. E la selezione è stata molto pesante, ecco, questo è il magnate russo con tutto il suo parentame che sono arrivati con un aereo speciale, questa è la figlia del magnate che è stata incaricata della rottura della bottiglia. Anche qua, vuoi per la situazione del posto era pieno di gente, vuoi per anche una curiosità mia, ho evitato di prendere il lancio della bottiglia di petto come si vede normalmente sulle scene ufficiali, però avevo pensato a questa scolatura dello champagne che forse poteva rendere un po' più l'idea, lasciando qualcosa di misterioso, insomma, per quello che poteva essere. E dicevo l'ultima cosa, che la drastica selezione in numero di 8 è frutto del corso di Massimo sul racconto fotografico che abbiamo fatto al nostro circolo, quindi adesso vediamo se il risultato è stato raggiunto o meno. Diciamo, questo è un portfolio di narratura tematica, nel senso che è raccontato in termini soggettivi il volto, ma c'è ovviamente una sequenza che è di tipo temporale, dove vediamo dei frammenti dell'oggetto, vediamo il lavoro, vediamo il proprietario, il momento in cui ha già narrato tutto. E questo è il segno che è avvenuto, è vero, la benedizione, direi che nella sequenza la cosa è assolutamente chiara e intelligibile. Tu hai fotografato con un linguaggio simbolico, quindi non abbiamo un fluire di azioni del tempo, ma abbiamo i lavoratori, il lavoro che ha inserito con quel mosso nell'energia del fare, il proprietario, e qua ovviamente ero con tutto il suo cerimoniale, anche qua il simbolo della bambina e anche qua c'è il segno, il simbolo della bottiglia. Il nome, non abbiamo lo yacht intero, sono sempre frammenti, ne vediamo la bellezza che non vedrà mai nessuno, perché quella sotto il livello di galleggiamento, e si vede anche qua una tecnologia raffinatissima di fabbricazione, è qualcosa che un meccanico, un progettista meccanico come me, rimane affascinato, assolutamente. Quindi è qualcosa che rimane a pelle, tutto sommato è un avvenimento semplice, raccontato, come hai detto anche tu, senza un'enfasi, rimane dentro a un quotidiano, anche se vorremmo che fosse molto frequente. Perché dietro sarebbe tanto lavoro. Direi la pulizia, cioè non avere ripetizioni, è il pregio centrale dell'opera.
e se questo nasce da una riflessione anche di laboratorio, ha dato un ottimo frutto. Benissimo. Allora, quando si gioca in casa, spesso di fronte ci si trova davanti a molte vittime di discussioni notturne, epistolari, dal vivo, eccetera, eccetera. Spessissimo con tutte le persone con cui abbiamo seguito questo corso di realizzazione del portfolio, abbiamo fatto riferimento alla classica serie di fotografie in cui c'è la signora in genere anziana che mette la farina, rompe le uova, impasta il tutto, fa le tagliatelle che finiscono dentro un piatto che di per sé romanticamente è sempre una cosa piacevole anche da mangiare, ma in cui l'apporto personale dell'autore è sempre molto limitato. Saura ha cominciato questo lavoro circa un anno fa, 8-9 mesi fa, e ha seguito tantissimi aspetti della realizzazione di questo prodotto, e le fotografie che aveva portato non più tardi di 3 mesi e mezzo fa al convegno regionale erano totalmente diverse e parlavano del trasporto di questo mega yacht dalla sua sede costruttiva fino al punto in cui dopo sarebbe venuto il varo, e pian piano, ancora ragionandoci su e dandogli la massima libertà, perché Saulo giustamente se l'è presa tutta, è stato cancellato completamente il lavoro precedente ed è stato realizzato 8 fotografie che da sole narrano e stimano una riflessione su tutto ciò che c'è dietro, sui ruoli delle persone in questi ambienti. In quella fila di operai dietro la balaustra c'è sicuramente un rapporto gerarchico, no? Che se dal lato stabilisce che quelle persone non sono degne di stare in prima fila, perché in prima fila ci sarà il costruttore e l'acquirente dell'armatore, mi rivolgo al signore del volo, e praticamente quindi queste sono le figure predominanti, quelle che verranno poi fotografate da tutti, quelle nel momento in cui si svolge, no? Quello topico del lancio della bottiglia. Questi lavoratori, comunque fieri soddisfatti, immagino, spero, se pagati del loro lavoro, stanno comunque confinati nei loro abiti di dietro, c'è ancora qualcuno che sta lavorando al momento del varo, quindi c'è questo contrasto inevitabile e giusto tra ciò che è l'aspetto appunto di chi quell'opera, quella struttura, questo bene tecnologico l'ha creato, chi invece ha la possibilità di acquistarlo o di venderlo. Quindi prendendo una porzione molto piccola, ma fondamentale, del ciclo realizzativo della filiera, della realizzazione della battaglia di questa barca, di questo tutto hai messo soltanto la parte finale, in cui però gli elementi che tu vai ad inserire e estrapolare sono quelli che ci fanno capire anche molto del lavoro che c'è dietro. Quindi io non posso ritenermi che molto soddisfatto di questo percorso che abbiamo fatto in questi brevi mesi per me, forse lunghi. Così per te. Grazie. Naturalmente c'è sempre la possibilità di intervenire da parte vostra. Dante, stamattina siamo per Renzi. Prego. Thank you.
adesso che proiettiamo. Portfolio molto, molto ricco di immagini, tutte non ci stanno, comunque con la proiezione ovviamente riusciamo a sopperire questo limite. Quindi l'autrice presenti pure la sua opera, titolo e intenzione. Allora, salve, sono Grazia Fiorella. Questo mio portfolio si chiama Occupy Legoland. È un reportage che racconta un momento specifico, il 15 ottobre dello scorso anno a Times Square, quindi la manifestazione del movimento Occupy Wall Street. E un momento che parla soprattutto di temi molto importanti, e tuttora importanti anche molto per noi. E quindi poi, rivedendo questa foto, ho ricompreso anche quanto sia importante questo messaggio, un messaggio molto forte, ma soprattutto questo Occupy Legoland, che secondo me potrebbe poi anche essere interpretato come Occupy Egoland, perché nei messaggi prevalentemente che questi manifestanti hanno dato, questi indignati, noi siamo il 99% e quindi combattere contro l'egoismo, contro questo forte attaccamento al capitalismo, a tutti questi attaccamenti a valori che hanno poi portato a questa degenerazione anche sociale della nostra vita quotidiana. Bene, allora parti dalla prima immagine, dovremmo aspettare Massimo, perché finalmente Massimo non l'ha vista questa. Eccolo qui. Sì, sì, aspetta un attimo che arrivo. Questa è una manifestazione che abbiamo visto anche tra l'altro. Questa è la prima e la seconda. Ok, va bene, questa è la terza, lascia andare avanti. Il tema è abbastanza chiaro. Avevamo già visto questo portfolio al convegno regionale. Viene data una sequenza, no, di questa, diciamo, manifestazione, dire poco, secondo me, manifestazione. È proprio un setting di quelli molto significativi, dove
vengono messi in gioco dei messaggi piuttosto importanti e il luogo nel quale questo avviene chiaramente lo carica simbolicamente di forte importanza, perché noi pensiamo all'Italia, quando guardiamo l'America già abbiamo una concezione simbolica di un certo tipo, cioè l'America di solito è sovrastante, è importante, è modello, è riferimento. Ecco, da 5 anni a questa parte, dopo il crollo euro finanziario, questo simbolo si è appannato, il modello è un modello che stenta a rimanere in piedi secondo quello che è stato, e anche il nostro è entrato in un avvitamento di questo genere. Da qua inevitabilmente la società ha le sue reazioni, ha il suo modo di ragionare, ha il suo modo di presentare ovviamente le istanze, ha il suo modo di elaborare, è vero, le problematiche, perché non può essere soltanto fatto di chi riesce a vincere e chi viceversa perde, perché chi perde entra in una condizione insopportabile e quindi non può vivere in maniera tranquilla lasciando godere quelli che viceversa hanno vinto, hanno avuto meno problemi davanti alle conseguenze di queste cose. I cartelli, questa è un'immagine che non ricordavo ed è molto molto forte. I cartelli avranno i loro messaggi, ovviamente in base alla conoscenza dell'inglese, c'è chi leggerà integralmente, c'è chi dice prenderà alcune frasi. A noi interessa lo stile attraverso il quale è stata fatta la narrazione, oppure sono state riprese le immagini, no? Quindi questo esempio di immagini poteva essere negli anni 60, perché metteva in gioco dei simboli, la bandiera, la ragazza vestita di bianco, quindi era un po' la favola metropolitana newyorkese. È fatto anche di questi scoop il tuo lavoro, penso che venga arricchito, no? Quando tu entri dentro a quella che è un po' la storia iconografica, fotografica legata all'ambiente, arricchisci il tuo lavoro, perché gli dai cultura, gli dai cultura. E poi questi scenari happening che rimangono alla contestazione degli anni 70, inevitabilmente generano appunto queste domande. E oggi però ovviamente siamo davanti delle incognite, dove non sappiamo come viceversa verranno elaborati e verranno anche risolti, come cambierà questo mondo. Tutto viene un po' messo in gioco. Qui dentro dai volti, per dire che hai raccolto, accostati. La fotografia è tra l'emozionale e di denuncia, tra il simbolico e il sogno. La sequenza bisogna avere. Qua ci sono molte immagini, probabilmente tu leggendo l'inglese sai perché l'hai messa. Io ho questo limite e non potrò seguirti. La prima e l'ultima, è vero, c'è questo gioco che un po' diventa simbolo anche della nostra modernità, che è capace anche di sintetizzare in pupazzetti quelli che sono i problemi, e viceversa il finale mi pare sia questa, è vero, quindi la repressione è quello che farà ovviamente il potere per poter contenere e guidare questa popolazione. Non dà nessuna risposta, apre tante domande e tanti scenari che ovviamente ci coinvolgono. Ormai la risposta è globale e tutti siamo in quelle condizioni. Allora, chiaramente come ogni autore, nel momento in cui si pone di fronte a una situazione reale,
inevitabile e giusto dire al tempo stesso che il punto di vista dell'autore entri in maniera abbastanza importante nell'opera e ne caratterizzi in qualche maniera il messaggio. E, quindi io non avevo avuto modo di vederlo sulla Senigallia, l'avevo intravisto un po' di corsa via mio web con Antonella, soltanto che niente, avevamo parlato di alcuni punti che a me continuano ancora un po' a stridere, visto che il mio ruolo di direttore è quello di anche di continuare a punzecchiare su certe tematiche, mi va di farlo davanti a una platea insomma, numerosa su cui potersi confrontare. Appunto il carattere fondamentale di questo lavoro che mi arriva è la grandissima dignità e il grandissimo rispetto che meritano le persone che stanno protestando. Lo stanno facendo in maniera chiara, lo stanno facendo in maniera assennata, non stanno gridando slogan messi lì sull'onda di una spinta emotiva, ma lo stanno dichiarando una loro difficoltà, una loro sofferenza, una loro incapacità di condividere lo stesso mondo. Nella seconda fotografia, in un angolo, si vede people before profit, no? Cioè, sono uno di quelli che c'era anche prima che tutto diventasse profitto, e quindi sono una persona sostanzialmente, come tale voglio essere riconosciuta. E quindi tutto, in quasi tutto il lavoro viene fortissimo questo messaggio. Il discorso del linguaggio nativo all'inglese, io trovo che sia una proposta stuzzicante che ci spinge a capirlo anche quando siamo un po' in difficoltà, soprattutto perché in questo caso ci mostra proprio anche la cultura di un popolo che conosciamo poco, che molto spesso siamo pronti ad etichettare come sono americani, che ci vuoi fare? Spesso si sente dire, no, semplificando un po', invece qui arrivano le persone, arrivano le loro difficoltà e i loro sentimenti. E per tornare al discorso dell'apertura, io faccio ancora un po' di difficoltà a vedere all'interno di questo lavoro quell'immagine con la bandiera cilena, che appunto, perché mi rimanda al passato, mi sembra lieghi una protesta molto attuale con qualcosa che invece è un simbolo chiaro e forte di un grosso problema del passato che è tuttora purtroppo vivo, però mi parla di qualcos'altro, mi parla dell'etnia diversa delle persone che vivono nella Grande Milano, mi distraggono un po' da questo discorso, così come quelle persone sedute finali, no? Ci sono un paio di persone sedute di spalle, che sono sedute per terra, non quelle con i cantelli, no, io sono qui per te perché tu sei qui per me, altre me. Due o tre fotografie che secondo me deviano un po', se da un lato ampliano, da quell'altro distraggono un po', no? E poi volevo finire questo ragionamento sulla fotografia finale, perché non ricordo bene lo svolgimento quando ne parlammo. Io mi ricordo che dicevo che questa polizia che arriva, no, a me sembra proprio l'ennesima situazione in cui viene negato un diritto alla protesta civile e rispettosa. E tu, se non ricordo male, mi dicesti che stavano andando via i poliziotti, se ne andavano, non ricordo male. In realtà, no, stavano arrivando, ma molto tardi, realmente a sedare quello che fino a quel momento è stato assolutamente pacifico. Questa foto finale ha fatto discutere tantissimo, e da un lato per me è anche un ritornare sulla realtà, perché effettivamente tanti movimenti poi si sono conclusi in questa maniera, quindi da un lato è sì, fino ad ora tante volte questo è stato così, vogliamo che ancora sia così, possiamo porci anche questa domanda, come possiamo noi essere cambiati a questo? È un punto di domanda, è un punto di domanda che si apre e si chiude, perché anche sulla prima immagine di Legoland ci sono comunque 3-4 bufini poliziotti scritti. Perché in fondo questa è una storia del passato, e quindi è come aprire un teatro e quindi in un mondo immaginario ti racconta una storia che c'è stata, che però è reale, certo. E quindi come quando si va a teatro poi alla fine si rivive la propria esperienza. Bellissimo, quindi secondo me questo è uno di quegli esempi abbastanza eclatanti in cui una fotografia, una sola fotografia che parla d'altro con dei simboli molto forti dentro,
cambia totalmente la lettura della, della foto, quindi la foto di chiusura che invece che farci sperare in qualche maniera sopisce il nostro grido o lo alimenta a secondo dei, dei punti di vista. Però è importante che una sola fotografia, una soltanto, può cambiare la lettura di un ambiente che comunque nella protesta era molto molto pacifico e sereno, quasi, quasi anestetizzante. Comunque quella è quel giorno, ma in realtà la protesta è ancora tuttora attiva. Noi vediamo quello che ci mostri. Grazie. Grazie. Thank you.